Lombardi, sono stati giorni frenetici, come 5 Stelle sente che qualcosa avete sbagliato, magari qualche tono di troppo sia in Parlamento che su internet? Noi scontiamo un eccesso di passione in quello che facciamo perché ci crediamo veramente alla presenza, al senso della presenza dei cittadini in Parlamento. Quindi, visto il gravissimo fatto politico della scorsa settimana, cioè il bavaglio messo alle opposizioni attraverso l'utilizzo da parte della Presidente Boldrini della ghigliottina, noi purtroppo abbiamo reagito in una maniera forse troppo calda, troppo passionale, sempre restando comunque all'interno delle regole. Io inviterei la Presidenza a farci un report di quelle che sono le regole violate nella condotta del 5 Stelle all'interno della discussione, e non ce ne sono, perché noi ci siamo attenuti esclusivamente a quelle che sono gli strumenti che i regolamenti e le prassi parlamentari consentono di essere utilizzati dalle opposizioni. C'è stata questa decisione gravissima, senza precedenti nella storia della Camera dei Deputati, da parte della Presidente Boldrini, a un certo punto di tacitare bruscamente l'opposizione, facendo un regalo enorme alle banche, perché alla fine di quello si parla. L'altro fatto politico grande della settimana scorsa è stato il regalo di 7 miliardi e mezzo alle banche da parte di questa maggioranza, e accampando scuse sul fatto che non aveva permesso appunto il continuamento della discussione, perché ci sarebbe stato altrimenti il pagamento dell'IMU da parte dei cittadini. Questa è una menzogna, perché noi del 5 Stelle abbiamo chiesto di scorporare all'interno del decreto legge IMU Banca d'Italia i due temi, anche per ridare quell'omogeneità di contenuto ai decreti legge che la nostra Costituzione prevede, che le sentenze della Corte Costituzionale prevedono, che la lettera del Presidente della Repubblica di fine dicembre ha i presidenti delle Camere prevede. Quindi andrete avanti sia nella richiesta di dimissioni della Presidente Boldrini che sull'impeachment a Napolitano? Assolutamente sì, perché purtroppo sono venute meno due figure di garanzia della dialettica democratica. E questo è gravissimo, perché indipendentemente dalle persone, su cui non c'è mai un giudizio, perché noi non stiamo valutando l'operato di Boldrini donna e Napolitano uomo, stiamo valutando la loro adeguatezza al ruolo, soprattutto a questo ruolo di garanzia assoluta che dovrebbero avere, e poiché ci sembra che non abbiano più questa imparzialità che è necessaria per ricoprire questo ruolo, andremo avanti con la richiesta. Senta, proprio come donna le faccio una domanda: quel post di Grillo, diciamo quella domanda su cosa gli utenti avrebbero fatto con Boldrini in macchina, e tutti i commenti, gli insulti, insomma anche parole violente usate verso Boldrini, non l'hanno ferita in qualche modo proprio come donna? Non è stato quello almeno un errore? A me ha ferito molto lo schiaffo del questore D'Ambrosio alla mia collega Loredana Lupo, perché quello è un fatto documentato da foto e da video, per il quale non c'è nessun genere di giustificazione. Non c'è giustificazione su una persona che alza le mani su un'altra, non c'è giustificazione se lo fa un uomo nei confronti della donna, non c'è ancora nessuna più giustificazione se lo fa un deputato, ed è inqualificabile il fatto che l'abbia fatto il deputato che è preposto al mantenimento dell'ordine in aula. Se questo è l'esempio che noi dovremmo avere, insomma. Quindi diciamo quella è solo un pareggio dei conti? No, non è un pareggio dei conti, assolutamente, non siamo però chiudente perdente. Era il post, se lei lo legge, gli telespettatori lo leggono, era una richiesta di valutazione sull'operato del Presidente Boldrini come Presidente e come quindi figura di garanzia all'interno del Parlamento. Poi da lì i commenti, noi non siamo responsabili dei commenti dei singoli utenti, come non siamo responsabili per strada se guidando quella persona davanti ci taglia la strada e causa un incidente, come non siamo responsabili del cretino allo stadio che magari prende lo stadio come sfogatoio. Insomma, ognuno è responsabile delle sue azioni. A proposito di responsabilità, in Parlamento ci saranno altre manovre ostruzionistiche, per esempio sulla riforma elettorale, o invece diciamo quella fase si è chiusa e proverete a modificare il testo in aula? Stiamo valutando che cosa fare, perché come dicevo prima qualcosa si è rotto dalla settimana scorsa.
Sempre ovviamente nell'ambito delle regole e degli strumenti che i regolamenti e la Costituzione ci consentono di utilizzare, quindi oggi ci sarà una nostra assemblea e come sempre l'assemblea in brainstorming deciderà che cosa fare, poi voteremo e decideremo che atteggiamento tenere per il prossimo proseguo dei lavori. Enrico Letta, Presidente del Consiglio, propone un provvedimento sul conflitto di interessi. Anche su questo c'è poco da discutere o potrebbe interessarvi? Ma il conflitto di interessi fatto da chi del conflitto di interessi vive e pasce da 20 anni mi sembra un po' francamente un ossimoro. E vediamo il testo che uscirà. Noi nel frattempo, tra l'altro, come 5 Stelle stiamo lavorando a una nostra proposta sul conflitto di interessi e diciamo senza presunzione che forse siamo gli unici che hanno l'autorevolezza e la libertà di poterla proporre, proprio perché noi non rispondiamo a nessuno che non siano i cittadini. Quindi vedremo il testo e decideremo come lavorarci sopra. Buona giornata, buon lavoro. Grazie.